Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Half-Life. E mi scuso in anticipo se sentirete una qualità audio un po' scadente, ma non ho il microfono che sto usando da solitamente, poiché primo devo prestare un amico perché diciamo lui è, come posso dire, un esperto di karaoke, quindi perché no, dai, gliel'ho dato. E secondo, il microfono, cioè le cuffie che sto usando adesso erano quelle della Logitech, che purtroppo, a mal mio malincuore, si sono rotte, spaccate. Che cazzo succede? Vabbè, dicevo, si sono spaccate a metà e quindi non, diciamo che il microfono si è un po' rotto. E comunque non preoccupatevi, perché presto prenderò sicuramente un nuovo microfono. Ebbene, con le notizie ufficiali, apriamo questo gameplay che finirà sicuramente male. Grazie, torretta. Corri! Merda, un popolo di... Ok. E quanto mi sento figo con questa pistola. Allora, l'altra volta ci avevamo lasciati in questo punto. No, 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 no. Meglio scappare, va. Ecco qua. Un tizio. Ok, potremmo vivere più a lungo se collaboreremo. Oh, ma in questo gioco qua ve l'ho già detto che sono dei geni, i tizi che incontriamo, davvero sono da stimare. Allora, minchia, ne ha fatti fuori tre, incredibile. Perfino io avrei avuto difficoltà. Comunque, allora, oddio. Muori. Ma il tizio è rimasto lì? Bravissimo, andiamocene via di qua. Ma mi segui sì o no? Ok. Di quali segni parli? Della lampada dell'abat-jour? No, perché io altri segni non li vedo. Vabbè. Questo qui è incoglionito, è impazzito. Questi che cazzo cercano di... Vabbè. Diciamo che non è stata una buona idea quella di ficcarsi dentro lì, eh? Scienziati del cazzo. Sono inutili, guarda. Almeno lui spara. Quelli proprio sono inutili. A meno che non devono aprire. Oddio. Oh madonna. Ed ecco. Cosa difendi che sono morto? Vabbè. Riprende partita. Caricamento. Speriamo ci sia un checkpoint. Perfetto qui. Ho poca vita in effetti. No, 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 tu vieni con me. Qui c'è il tizio che parla. Scusate se sono un po' handicappato con i tasti, ma è un po' di tempo che non prendo la mano con Half-Life, se avete anche notato, perché, come dicevo nei video con Isa anche di Tomb Raider, ho avuto un problema. Diciamo che mi crashava il gioco e ho scoperto che era Dxtory. Quindi adesso sto registrando, infatti utilizzando Fraps, perché è l'unica via di uscita che ho. Intanto qui salvo. Facciamo così. Andiamo avanti. Aspetta che prendo il pompone, va. Scusa. Boh. Ah, minchia, un colpo però, niente male. Dimmi che quello è ancora vivo. Vai. Boom. 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 E muori. Perfetto. Direi che qui siamo a posto. Allora, vediamo un po' cosa c'è qui. Push. Ok, io premo, però niente di che, va. Le macchinette. Le grandissime macchinette. Che cazzo. Oh merda. Oh merda, merda, merda. Quest'area è piena di sti cosi verdi. Sono i fratelli di Junior. Boom. Manca uno. No. Ciccio, vieni qua. Dove vai? Dove vai? Perfetto. Ho pochissima vita, questo lo so, però... non ho altro. Questo è morto, sì. Perfetto. Ok, allora... Diciamo che cominciano un po' a rompermi le palle, sti cose. Oh merda. Ah, poi arriva un headcrab così dal muro.
morto. No, non è morto. Cioè, oddio. Ce ne sono ancora oppure posso starmene tranquillo? Ma sarà meglio prendere la pistola perché... Ecco. Merda. Ecco. Diciamo che questa zona qua è piena di sti mostri sciattoli. Sarà meglio andare avanti di shotgun, eh sì. Oh merda. Sì, ma datemi almeno il tempo di prendere lo shotgun in mano. Oh. Guarda te. Bah. Dove vai? Dove scappi? Hai paura di me, vero? Qui c'era la vita. Prendiamo subito. Qui c'è uno di quei cosi schifosi. Wow. Oh, perfetto. Curiamoci per bene. E non so se andare di là, però... Wow. Senti, parla per te. Io sono armato fino ai denti. Beh, fino ai denti no, però te sei un povero scienziato sfigato con gli occhiali. È ovvio che tu morirai. Però io ce la farò. Ok, scommetto che appena dirò questa frase girerò l'angolo e morirò. Quindi, guarda caso, salvo. E vabbè, smettiamola con le stronzate. Andiamo avanti. Riprendo lo shotgun, ma non voglio più tornare indietro perché... Oh madonna, no! Ok, qui bisogna lasciare. Pronto? No, così cammina. Ah, ma che cazzo? Devo attirarli verso di... Merda. Quella, quella. Sì, vabbè, mi sono fatto massacrare dagli headcrab. Cioè, le scatole che non si spaccano con i fucili... Prendi subito il fucile a pompa. Dove cazzo sta andando questo? Sono qui? Bravo, te ne sei accorto. Esplosivo, ok, allora. Data la mia passata esperienza con questo tipo di cose, non toccherò quella scatola. Nemmeno se ci fosse dentro, non so, 100.000 di vita ancora. Boh. Che cosa spa... Oddio. Mamma mia, che schivata. Cominciano ad esserci un po' troppi amici verdi. Ok. Ma non c'è un tasto per salvare. In questo tipo di giochi c'era. Vabbè. Lasciamo stare. Oh, un altro tizio di quelli utili. Ok, capo. Mia, chi lo dici? Poi soprattutto adesso che è stato ci sta troppo. Una bella corona fresca, un Heineken, una Guinness, qualsiasi cosa. Voglio la mia birra fredda. Ecco, vieni con me, così vedrai che tornerai a casa tutto intero. Qui c'è qualcosa di utile. Sono delle scatole. Tante scatole. Oddio, oddio. Uno di quei cosi là. Bravissimo. Boh. Perfetto, pure munizioni dello shotgun. Cosa abbiamo qui? Granate. Queste ragazze mi sembra una cosa utilissima. Me le porto dietro assolutamente. Ah, cioè, ne sto già portando al massimo, vabbè. Oh merda. Perfetto. Ma sta guardia qui, cioè, le guardie in questo gioco sono davvero qualcosa di epico. Ovviamente sono le migliori. Ok. Direi che possiamo andare avanti. Salvo. Faccio salvatare. Scusatemi se salvo spesso, ma ve l'ho detto per evitare di dover rifare pezzi troppo lunghi poi. Qui c'è una porta che non si può aprire. Ah, ecco perché. È partita una musica strana. Io voglio assolutamente entrare qua dentro. Genialata. Sì, ok, non mi serve un cazzo. Vabbè, diciamo che ho smontato tutto, ma non posso entrare qua dentro. Minchia, c'è l'ira di Dio lì dentro, guarda, non immagino neanche.
Povero Frankenstein. Aspetta, andiamo a vedere un po' cosa succede. Scommetto che se faccio un passo lì succede. Ecco, già c'è uno che. Facciamo una distanza. Lo sapevo che se andavo lì in mezzo ero fottuto, lo sapevo. No. Che posizione brutta questo. Questo secondo me deve aver visto Platinette nuda prima di morire. Però si stava anche fappando, eh. Brutto porcellone. Allora, questo deve aver fatto una cagata bestiale. E qui non si può più andare avanti. Spacchiamo tutto, fuck yeah. Feel like bulgaro. Ho paura che qui ci sia qualcosa che non va, eh. Troppi pochi mostri. Troppi pochi mostri. Tra l'altro, dimmi. Scusate un attimo. Cosa c'è? Eccomi qua, ragazzi. Scusatemi, ma a quanto pare è arrivata l'ora di cena. Oh, no, c'è ancora. Vado a mirare un colpo. Mi ricordavo che c'era il tizio. Stavo dicendo. Era ora di cena, quindi me ne sono andato a mangiare perché mi hanno chiamato. Però, vabbè, ho visto lì la birra fredda in frigo e ho detto no. Questa me la devo bere perché proprio giusto prima avevo parlato di birra. Basta. Era una bella Corona fresca in frigo, presa, bevuta e ciao ciao. E scommetto che la volevi anche te, ma mi dispiace, non ne avevo altre. Allora, andiamo avanti. Siamo andati in questa simpatica. Oh, Madonna santa. Stupri in diretta. Questa è un'azienda di massaggi zombeschi. Sta facendo un bel massaggio al collo. Gente, avete visto quel colpo? Eh sì. Qui hanno vomitato sul coso della vita, no? Questo ha fatto un'altra cagata micidiale sul muro. Ed è morto qui. Peccato non si possono usare queste cose qua del caffè. Ci sarebbe dopo cena, visto che non ho bevuto niente, neanche un caffè. Ho detto, cazzo, devo muormi. Mangiamo di fretta, mi ingozzo più che altro perché devo finire il video che ce l'ho lì. Ah, una specie di cella frigorifera. Interessante. Vediamo se c'è qualcosa di utile. C'è qualche segreto nascosto, no, eh? Perfetto. Beh, con lui al mio fianco posso stare anche tranquillo. Comunque, direi di fare ancora qualche minutino, poi facciamo così, appena esco da questa cella mettiamo fine alla parte, che direi che è durata abbastanza. Boom. Oh, cazzo. Boom. Ehi, brutto stronzo. Grandissimo. Cos'è che mi ha colpito? Boh. Allora, andiamo a aspettare un'occhiata qui. Questo non si muove, quindi direi che non si può fare niente. È caduto qualcosa questo, cos'è? Niente? Non è niente di utile. Vabbè, direi di smettere di sprecare munizioni così inutilmente. Oddio! Ma cazzo è andato lo scienziato? Spero che sappiate quel che state facendo. Sono stato tanto d'impaccio. Sì! Mi hai fatto pigliare pure un colpo, lo sai? Ah, ora il mio dottorato di ricerca mi giova molto, Sono cazzi tuoi, mo. Morirai sicuramente. Vabbè, ti lascio qui a morire di freddo. Tanto sicuramente non troverai mai la strada per uscire. Spero di trovarla almeno io, però. No! No, povera guardia! Che cazzo. Come cazzo ha fatto ad andare fino là? Devo arrivarci anch'io, vabbè. Direi che. Qui. Oh, granata! Però c'ho tutte le granate al massimo, quindi direi che per il momento non mi interessa. Allora, devo trovare una via di uscita o qualcosa. Oh, qui c'è una leva, giusto? Vediamo un po' cosa ho fatto. Ah, perfetto, ho mosso sto coso qua. E ora cosa succede? Ah, ci sono. C'è qualcosa sopra. Ah, questo coso si muove. Io cosa dovrei fare? Scusate. Così sigillo qui. Ma non mi sembra molto utile.
Aspetta, mi sono perso, mi sa, eh. Aspetta un attimo, allora. Qui, sì, qui all'inizio, ok. Ma vorrei capire come faccio a salire. Ah, c'è un punto qua, ecco. C'è un punto qua che si ricollega. Dunque, devo trovare un modo per andare nelle condutture. Direi che se non c'è qualche scatola. Aspetta, però prima c'era un altro spazio. Ecco, qui. Qui ci sarebbe un modo per andare. Cioè, se riesco magari a, ecco, spostare questa scatolina qui. Ma non basta. Non credo. Sì, ok. Se poi ti levi dal cazzo, magari. Oh, ho visto qualcosa. No. È impossibile arrivarci da qui. Vediamo se magari c'è qualche altro punto. Che sento un'altra cosa, di quelle cose lì di Headcrab che vogliono farmi una sorpresina. Forse magari, ecco, da lì, guarda. Ecco, semplicemente da lì. Cioè, perché le cose, se non si spaccano col fucile a pompa, si spaccano con questa cosa qui? Allora, lì fuori c'è sicuramente un Headcrab. Quello che sentivo che rompeva le scatole. Accidenti, ho perso l'armatura, mi sa. Se no non ce l'avevo già, perché non mi ricordo neanche se avevo l'armatura oppure se l'ho persa completamente prima. Andiamo di qua. Qua dove andiamo? Di qua. Sicuramente. Qui devo aspettare il momento giusto. Mamma mia, pro. Ok. Oh, qui non si vede niente. Allora, stiamo attenti. Porca, lo sapevo, guarda. Quando ci sono queste zone qua, in qualsiasi gioco, horror o non horror, ti spunta sempre il nemico in faccia. Guarda, me lo dovevo aspettare. Allora, oh, qui c'è il nostro amico purtroppo morto. L'altro ci ha lasciati. Ok, andiamo di qua. Direi che appena esco da questo condotto, metto fine alla... Cos'è? Quarta parte di Half-Life, che è durata abbastanza, direi. Ecco dai. Eccoci qua, in questo stranissimo... Che cazzo sono sti insetti? Ah, vabbè, non ti fanno niente però. Comunque ragazzi, in questo posto pieno di teschi, mettiamo fine a questa quarta parte di Half-Life. Mi scuso ancora se il microfono non è molto, cioè la questa qualità audio fa un po' schifo, ma vi ripeto, ho delle cuffie con lo scotch dietro perché sono rotte a metà. Appena posso andrò a prendere queste nuove cuffie e spero che sia veramente l'ultimo acquisto dell'anno, perché basta. Cioè proprio c'è una sfiga con i microfoni, è una cosa impressionante. Va bene ragazzi, per me, cioè per me può bastare. Ci sentiamo quindi la prossima parte. Vi ricordo che, aspetta, prendo le munizioni, visto che ci sono. Scusa, ma questo crede che io sono scemo. Ecco qua. Dicevo, ricordo a tutti che la mia fanpage di Facebook, la mia pagina di Facebook è operativa al 100%, nel senso che comincerò comunque a scrivere qualcosa su quella. Ovviamente se vedo che non c'è nessuno che commenta, non scrivo niente, non scherzo, ma comunque non fatemi sentire forever alone. E niente ragazzi, dai, percorro questa scaletta qua e poi vi saluto. Questa scaletta qua è una trollosa, è una genialata, guarda, proprio è un modo per trollare la gente su Half-Life. Non c'è un modo per uscire da, giusto per far vedere la luce. No, niente da fare, vabbè. Direi che posso mettere fine a questa quarta parte qui. Allora salvo. Ok. Così. E mettiamo fine a questo saluto lunghissimo. Ciao a tutti ragazzi. Ciao, alla prossima parte. Sì, curami, grande medico. Oh, finalmente i scienziati servono a qualcosa. C'ho un nabbo in stanza. Non c'è in stanza, squadra. Merda.